Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World The Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con la nostra nuova puntata. Allora, abbiamo fatto già diverse cose, abbiamo già messo un sacco di punticini, ancora non riusciamo a fare la missione, quella lì appunto, normale. E andiamo a vedere intanto un potenziamento che sono riuscito a fare finalmente. Allora, abbiamo creato il nostro bellissimo Tilosauro al 30, quindi a un 2030 di vita, 1481 di attacco, una bestia enorme. E questo è ottimo. Andiamo, banda alle ciance, abbiamo fatto un sacco di DNA perché ho venduto tutti quei leggendari e quelle carte che non servivano a niente, quei dinosauri che non servivano a nulla. Andiamoci a prendere la misteriosa VIP, veramente. Grazie, un po' di DNA, ciccia e DNA. Ottimo. E ci andiamo immediatamente a prendere la nostra bellissima bustina 24 ore che ci darà tanta, tanta, tanta bella robina. Sicuramente. Non sta qua, sta qua. Ecco, Mordoghino, non sbagliare. Allora, questi già l'ho presi tutti. Ottieni bustina 24 ore. Ok. Fino a dollari, DNA 500, buono, soldini. E monolofosauro che già uno l'ho venduto. Quindi meglio così. E abbiamo un altro da far diventare DNA. Punti fedeltà 260. Siamo già a 6003 di nuovo. Ok, allora vediamo un po' che cosa abbiamo da fare. Abbiamo detto che l'evento ancora manca un pochino. La missione mancano 300.000, 250.000 punti. E ce l'abbiamo fatta, quindi nella prossima puntata dovremmo essere pronti. Bella domanda. Allora, non sono riuscito a finire l'evento, infatti non sono riuscito a posizionarmi nella prima classificazione ma nella seconda, quindi ci hanno dato la bustina Evo. Niente di eccezionale, infatti già l'ho rivenduti tutti. Cominciamo con i primi crash, ebbene sì, ci toccano i primi crash. Va bene, continuiamo, ritorniamo dove eravamo rimasti. E ho visto che c'era l'evento VIP, direi di andare a fare l'evento VIP. Un altro evento VIP, questa volta ci danno i carnivori. Utilizzeremo dinosauri di terra. Che bello. Ok, allora andiamo un po'. Andiamoci piano. Colpo leggero. Roba un po' più bassina magari. Più al loro livello. Senza sprecare roba grossa. Allora, cominciamo da qui. Lì c'è un dimorfodonte, ma potremmo usare qualcosa di più piccolo. Ce l'abbiamo? No. Allora, usiamo il dimorfodonte. Ok. Poi ci andiamo contro qui con un erbivoro. E ho visto che c'era un erbivoro mezzo decente. Andiamo di Stygi Moloch. E andiamo di Presto Sugo Piccolo. Vai. Ci siamo, abbiamo tutto ciò che ci serve. Siamo pronti. Pronti all'azione. Sempre i caricamenti e i crash ce lo permettono. Qua sta partendo. Uno da parte, giustamente com'è. Come deve essere. Ok, attacca a due. Non me l'aspettavo, mi piace. Molto aggressivo sei, ci piaci. Ok, due attacchi, uno da parte. Un da sugo va già giù. Crash, poi già il secondo crash. Vi pare normale? No, non è normale. E il bello è che questo gioco è bello ma dà problemi su qualsiasi emulatore. Qualsiasi. Ok, ritorniamo a quello che abbiamo fatto prima. Due attacchi e uno. Ok, ha fatto animazione in un da su che è andato giù. Alanca, alanca, alanca. Alanca che fai? Attacchi e ci ammazzi? Attacca a due, perfetto. Non ammazza. Quindi a sto punto, senza saperne leggere né scrive. Due e due. Vai dimorfodonte, fagli sentire chi comanda. E alanca va giù. Maciungasauro potenziato. Contro i volanti non hai bonus, però se attacchi tre me l'ammazzi. Abbastanza scontato. Il problema è che mo tocca l'erbivoro perché non ho fatto il change. Quindi potremmo attaccarlo, però non ci frega niente perché tanto abbiamo vinto male male. Vai Presto Sugo Piccolino, attacca tu. E bravo il nostro Presto Sugo Piccolino, ha fatto il suo dovere. Ok, si prosegue sperando che non ricrascia perché oggi è giornata. E almeno l'evento VIP ce lo fate, fa? Almeno la ricompensa VIP ce la date? Mi sembra il minimo, no? Che diamine. Caricamenti molto piacevoli, oltretutto anche dopo i crash, perché ti pare che se resetta il tutto e funziona meglio? No! Anzi, ci sta facendo aspettare più del solito. Poi ci dice, attendi! Stiamo crashando male. Ok. E
ne ha per noi. Gratulazioni, grazie, molto gentile. Vai, secondo stage, sperando che non succeda niente di male. 3 anfibi. Ma siamo seri? Noi con un certo attacco notevole. Ci divertiamo dei cattiveria, vai. Pterodattilo. Morfodonte ritorna, ti prego. E mi porto qualcun altro. Darà qualche altro svolazzante anche inutile e basso di livello giusto per portarselo. Beh, Teranodonte che non è manco malissimo a livello 30. Dai. Inizia e si va a fare il secondo stage se il gioco ce lo permette. Ok, caricamenti sempre molto per noi. Sono quelli per entrare, sono un po' più veloci. Mi dispiace, mi sono portato Pterodattilo. Mi sa che qua te one shot solo del Pterodattilo. Volasauro. Con 2 attacchi toglie 600 se vuole attaccare. Attacchi, attacca uno. Si prova anche. Che tenero. Vediamo un po'. Ok, difende uno. Pensavo passava in verità. Pensavo avrebbe passato. Che bello, riattacca uno. E quindi c'ha sempre uno in difesa. Ok, 2 e uno da parte. Caone. Dai Pterodattilo, portali tutti a casa e basta. Così almeno riviviamo subito questo stage e facciamo subito la ricompensa ora e continuiamo con gli altri grandi. Questo ce ne sono altri belli grossi grossi cicciotti. Ovviamente se mi danno la bustina mi piacerebbe portarli a termine. Vai, boom, tutto sul groppone. Pterodattilo ha fatto tutto da solo, bravo. Bravo il mio Pterodattilo. A qualcosa serve ogni tanto pure lui. Ok. E già stiamo al terzo stage se non erro. O il secondo. Sono già perso con tutti sti crash. Caricamenti molto piacevoli che ci fanno prendere quasi un caffè. È tempo per un caffè o per una bella bevanda calda. Potrei giocare ad altri giochi contemporaneamente mentre aspetto che carica Jurassic. Ok, 50 di DNA. Perfetto. 1900. Era il secondo stage, ancora. Andiamo al terzo. Vediamo che cosa ci possiamo vendere. Allora, un erbivoro ci servirà assolutamente. E devo andarci con qualcuno di basso, almeno non sprechiamo roba. Magari qualcosa che può fare da finto tancone. Anche perché solo quello puoi fare. Apatosauro. Ok. Poi contro il Bonitasauro ci vuole un carnivoro che abbia la decenza di fare danni. Potrei usare l'Indominus piccolo o il Priododonte che è un po' più cicciotto. E di qua con lo Staposauro per andare contro il tiranno titano quando tocca. Ok, dai. Diciamo che si può fare così. Diciamo che abbiamo un equilibrio decente. Il poco attacco dell'Apatosauro potrebbe essere un problema, ma quello se ne parla alla fine. Ok, uno da parte. Penso che metterà il carnivoro. Cambio dino di carnivoro. 1185 di attacco. Non attacca. Perfetto, questa cosa è interessante. 1-2, ottimo uscito, bene. Vediamo un po'. Perfetto, parato l'attacco, quindi sta a 0. E io posso devastarlo male. Con 1, 2, 3 e 1 da parte. No! C'aveva uno in difesa. Oddio, ho sbagliato a contare, quindi. È vero. Me l'ammazza. No, non me l'ammazza. Ok. Quindi ha fatto un change, un attacco e c'ha uno in difesa. Lo devo pure non cambiare, sicuramente. Potrebbe essere un grosso rischio, perché è poco il danno che faccio. 6, 9, 12, sì, ce la fa. Ce la dovrebbe fa. No, contato male. E mo' mi attacca lui 4.
Vadosauro va giù. Ok, dopo mi tocca carnivoro contro. Voglio provare a fare un 1-3. Mi fa attacchi 4? Non attacca, e questo è un pericolo ancora più grande. La devo rischiare tutta per tutta. Perfetto. Il danno di Titan è andato giù, quindi abbiamo un vantaggio solo. Anche perché lui adesso c'ha 6, quindi mi ammazza male. Attacca 4, rimane con 2 in difesa. Ok, io sono rimasto con un dinosauro che è morto. Porca miseria, difeso 2. L'ho gestita male, l'ho gestita. Ho perso. Devo rifà. Premuto pausa ed è andato in pausa Crash. Mi piace questa cosa. E niente, a sto punto ammettiamo la sconfitta e rifacciamola da capo. Già sappiamo che stavamo perdendo, quindi tanto vale ammettere la sconfitta. Allora, si prosegue, riproviamoci sperando che non ricrascia. È stato proprio bello, Crash quando metti pausa. Ora ci andiamo pesanti, ci andiamo seri e cattivissimi. Non frega niente, dobbiamo finirlo, sto stage. È il terzo ancora. Allora, non mi frega niente. Io vado peso. Ah sì, vai. Devo l'ambia pesissimo. Testo sugo, ancora più peso. E Tanico la creo che sta contenta. Basta. Dobbiamo riuscire a levarceli di mezzo. Assolutamente. Se non crasha, noi ci arrabbiamo pure. Ok. Tu vai subito giù perché mi sono stufato di te. Aereo Titano, ciaone. Tiranno Titano potrebbe ammazzarmi a secco il Eolambia. Eh sì, Taone Eolambia. E ora tocca al presto sugo gigante. Taone di nuovo, anche a Tiranno Titano. Giustamente lui c'ha 2, che fai? Attacchi 2? Certo, muore presto sugo. Non attacca. Questo non me lo sarei aspettato. Vai, 3 da parte. Perfetto. Non attacca di nuovo. 4 da parte, 3 in attacco. Perfetto. Da 5. Ok. Riproviamo in difesa, attacco. 2 attacchi sono passati. Da 7, dai, attaccami. Attaccami e presto sugo, dai. Va bene anche 5. E adesso tocca al bellissimo Tanico Lagreo. Facciamo divertire Tanico Lagreo. Ok, abbiamo fatto questo stage con un po' di cattiveria perché ci eravamo stufati. E con un po' di crash perché oggi è giornata buona, mi dicono. Caricamenti sempre molto piacevoli per Mordughino. Fanno perdere un sacco di tempo. Se rimettessero a posto questo gioco sarebbe un bellissimo gioco. E invece ci dobbiamo sopportare la lag stupenda. Solo perché deve caricare i personaggi a terra, i dinosauri. Non ha senso. Vai, accesso VIP al penultimo stage ancora. Allora, dobbiamo riandare cattivi. E a sto punto, per non sapere né leggere né scrivere, vado col monostegotopo stavolta. Col tancone. Poi contro carnivoro ci andiamo immediatamente con mastodontosauro, non mi frega niente, poi ce lo ripiamo. E poi la lanca. La lanca ci vuole un altro erbivoro. E io mi riprendo lui, non mi frega niente, basta. Dobbiamo finire questo evento e dobbiamo andare avanti, se no non ci riusciamo più, eh. Sta caricando, wow. E gira fluido. Caricamento. E se spera bene.
uno da parte. Andiamo più veloce possibili. Cambio Dino. Posta Frigasauro potenziato. Potrei provare un 1-2. Perfetto, un 1-2 riuscito. Ok, potrebbe attaccare due. Attacca uno solo, quindi c'è uno in difesa. Vediamoci che c'è uno in difesa. Quindi uno, i due l'avrei ammazzato. Tre ce ne vogliono. Non ha difeso, ha passato. Quindi mi ha fatto sprecare un attacco in modo egregio. Adesso le attacca con 1, 2, 3, 4. Tutti e 4, ok. Meglio per noi. Io con due attacchi dovrei buttarlo giù. E tre da parte a secco. Poi guardate la lanca a livello 662. Ma che cos'è? Fa tre attacchi pure. Cioè, ma pure l'aggressivo con Mordug. Ciao. Perfetto. Andiamolo giù. E andiamo avanti finalmente. Miracolo. Ultimo stage di questo evento. Poi dovremo fare gli altri se ci riusciamo. Sempre per colpa di sta lag e sti crash. Fanno perdere veramente tanto tempo, visto che il nostro tempo limite, diciamo, sono i 30 minuti. Li fai perdere tutti e così gioco. Poi se si blocca in questa maniera è il top. E ma chissà che deve caricare poi. Non lo capisco. 50 di DNA per noi. Arriviamo a 12.000. Ancora con una bella quantità di lag. Ultimo stage. Allora, ecco qua il carnivoro, l'unico che non ho utilizzato, non mi serve. Quindi mi devo riprendere lo pterodattilo. Contro l'iridator mastodonto, vieni da me. E Leolambia. Porto Leo. Perfetto, dai. Andiamo a fare i bucitti. Il morfodonte comunque l'ho scambiato per DNA per i ragazzi che mi hanno detto per l'ennesima volta: Mordu, che ti sei scordato quanto c'hai di morfodonte, e ce l'ho al 40. Vediamo un po'. Aereo Titano 1764, che non attacca, difende. Provo l'1-2. Ah, non ha difeso. Mo m'attacca e m'ammazza. Ah, ha attaccato trepieno. Maledetto. Sono in difficoltà, lo devo ammettere. Grossa difficoltà, oltretutto. Allora, dopo mi ritrovo precisamente il carnivoro contro. Che avrà tre. Io ho due difese, vediamo un po' che fa. Ti prego, attacca tre. Perfetto, ti voglio bene. Mi hai creato il vantaggio. Ok. E adesso due. Due, uccidiamo uno. 2-1. Ok. Prossima turnazione dovremmo riuscirci. Lui c'ha 4. Dovrebbe attaccare 3 per uccidermi. Però attacca 4 perché pensa con uno in difesa. E quindi Leolambia ha la possibilità di ucciderlo tranquillamente. Bam, ci abbiamo fatta uguale. Dai, prendiamoci questa ricompensa. Vogliamo la ricompensa, no? Noi ci interessano i leggendari e i punti fedeltà per fare gli alti leggendari. Come è successo col Talicon Agreo là, che è diventato veramente enorme per essere un animale sottomarino. Caricamenti sempre molto piacevoli. Ennesimo caricamento. E si continua, se ce la facciamo, a caricare. Jurassic, ti sei perso nel nulla? Ok. Bustina per noi.
Sperando che non crasha, te pare qua. Mo crasha con la bustina, lo so. Lo sento. Soldini. Ciccia. DNA e un T-Rex. Di tanti leggendari, il T-Rex. Che ormai l'abbiamo utilizzato per l'ibrido, quindi non ci serve più. Potremmo venderlo per fare altro DNA e per potenziare e fare altri Indominus. Molto probabile. Ok, si prosegue. Vediamo un po' gli altri eventi che abbiamo a disposizione. Che non penso riusciremo a fare tutti, visto la lag e i tempi. Allora, vediamo un po'. Questa è bustina come premio top, però c'ha la lista. Invece questo è bustina diretta. Quindi oserei dire che andiamo di spostamento glaciale. Con lo pacchetto smilodonte. E si va con gli anfibi. Cioè con gli anfibi, con i sottomarini. Allora, cominciamo immediatamente a vedere che cosa dobbiamo combinare qua. Cominciamo subito con i grossi, perché gliene frega niente. A sto gioco ci massacrano subito. Hainosauro e Hainosauro. Come l'ammazzi Hainosauro con l'Enodo, che è scarso a schifo. E con l'Eptostega, come al solito. È una brutta situazione. Brutta brutta. Tanto brutta. Vediamo un po' che riusciamo a combinare. Non penso di riuscire a batterli, però tentar non nuoce, si dice. Cambio Dino. 1215. Non attacca. Dovrei provare l'1-2, ma c'ho paura. Ok, ha difeso, quindi è andata bene l'1-2. Ainosauro con 2, attacca 2, attacca 1. Ok. Voglio provare un 2-3. Ah, dolore. Ok, non ha attaccato. Ma non è una cosa buona. Proviamo un 5-2. Ok, attacca 4, quindi c'è uno in difesa. L'ho gestita in modo diverso stavolta. Quindi c'è uno in difesa, raga. Devo tirargli tutto. E almeno l'Enodo l'abbiamo levato. Cioè l'abbiamo ucciso l'avversario. Tre attacchi su 4. E ha uno in difesa di nuovo. È una brutta cosa. Devo provare il 4 total. Perfetto, il 4 total è riuscito. Sto usando una strategia un po' estrema, ma mi sta riuscendo. Peccato che non l'ammazzo uguale. No, non ce la faccio, raga. Lui c'ha 2 in difesa adesso. 1. Mo attacca 5. Attacca 4. Ha 1 in difesa. O 1 da parte. Devo rischiare. Ho perso. Eppure Crash, bene. Ok, la cosa brutta è che il mio avversario aveva vinto, quindi è tutto inutile di entrare in gioco. Devo per forza trovare una strategia diversa per batterli. Devo andare con la stessa tipologia dei loro dinosauri e devastarli con gli scambi. Perché se vado con i counter non ci arriviamo con la potenza dei dinosauri. E ci fregano, perché effettivamente pure l'Enodo, per quanto può essere potente, gli manca quel qualcosa, gli manca quel potenziamento. Mancano i danni effettivi. Devo andare forza con i grandi se voglio cercare di fare almeno questo primo stage e levarcelo di mezzo.
Sempre se non rilagga perché comincia a stufarmi pesantemente. Ok, che poi sono solo tre stage, quello mi dà urto. Allora, abbiamo detto Portocantus sicuro. E mo, visto che so nero, ci vado con tutti i giganti. I miei giganti. Col Tilosauro nuovo livello 30. Facciamo sentire subito chi comanda. Ok, da parte. Allora, quell'1-2 è pericoloso, ma è l'unica cosa che possiamo inventarci. Dai, attacca, ti prego. Ah. Lui c'ha uno in difesa. Devo sperare che ha fatto quello che penso io. Se no mi devo rischiare l'1-2, dai, rischio. Rischio. Niente. Non lo fa, non vuole parare quel maledetto. Però stavolta manco attacca. Potrei provare un 4-1. Ha difeso 2, quindi 4-1 è inutile. No. Posso parare pieno. Perfetto. Che problemi c'ha sto gioco? Ok, io adesso mi sono scordato in che situazione stavamo. Ipotizziamo che difenda uno. A questo punto devo ipotizzare. Ok, ho ipotizzato bene. Per grazia ricevuta. Esattamente il Tirosauro mi muore male. Quasi scontato. Devo tirargli tutto. Ok, mi si era frizzata persino la webcam stavolta. Interessante questa cosa. Penso di essere nei guai. Penso di essere tanto nei guai. Siamo con un 4. Siamo con un full 4, raga. E la smette di laggare magari questo gioco. Penso di essere morto. Forse no. Attacca 3 su 6. Devo sperare. Ok. Vediamo un po' che combina. C'ha 4. O attacca 4 o passa. Attacca 1. Questo andava avanti a pararmi 4. No, c'ha 7. Attacca 7. Siamo vivi. Uccidilo, santa miseria. Ok. Anche con i lag giganteschi, non so da che cosa causati, che questo gioco non dovrebbe avere sti problemi. Invece ogni tanto gli gira male, non si sa perché. Almeno il primo stage l'abbiamo fatto. Tra una lag, un crash e l'altro. Devo andare avanti così. Se non lo mettono a posto sto gioco, prima o poi lo molleremo, regà, perché ci vuole troppo tempo per registrarlo e troppi problemi per registrarlo. Io l'avevo preso perché era più facile Jurassic World Evolution, era più comodo, era più farmabile, era più con contenuti. E invece ci sta un po' deludendo ultimamente. Tra un crash, lag e l'altro. Ok. 45 di DNA. Rimane bloccato persino così senza motivo. Copri, secondo stage. Se riusciamo a farli sti stage continuando così. Allora, abbiamo di nuovo due acquatici. Quindi è fatto proprio apposta sto giochino, che c'è da urto. Enodo che prende tante botte. E devo riprendere per forza loro due, perché è l'unica maniera per contrastarli. E per forza così, sì.
Mi sta mettendo sempre i counter di quelli acquatici con le ondine che noi non abbiamo potenziato alla grande. E è un problema. Ok. Uno da parte. Probabilmente farà un change e me lo ucciderà. Cambio Dino. Non me lo uccidi, però gli fai un sacco di danni. Non l'attacchi. Quindi tartarughina potrebbe diventare un sacrificio. Ok, si era rifrizzato, l'ho visto. Me ne sono sicuro. No, ha attaccato. Dai. No, non ci credo. Ok, gli è andata pure bene perché ha attaccato. Ok, ha pure parato. Quindi magia. Però non l'ammazziamo con nessuno questo. Proviamo col 2-1. No, se attacca 4 ci ammazza. Dai, ha sbagliato tutto, Mordoki. Attaccato 4, quindi non ha più niente in difesa lui. Ok, non penso che ci riusciremo a salvare. Penso che attaccherà 4 pieno. No, ci salviamo anche con 4. No! No, i moltiplicatori. Porca zozza. Diciamo che abbiamo perso di nuovo. Ok, facciamo sta tattica un po' improponibile. Attacca 3, perfetto, c'è uno in difesa lui. Ok, sto andando prudente, ma penso che mi rovinerà molto presto. L'attacco è passato, c'è sempre uno in difesa. Ah no, perché gli faccio troppi pochi danni. Se l'ammazzo mi ammazza quello dopo. Ma gioca sempre alla stessa maniera. Ha ammazzato. E niente, raga, non riesco a farlo e poi con sti lag e crash mi stanno dando urto, quindi penso che ci fermeremo qua. E niente, raga, oggi non funziona, non ci si riesce. L'unica cosa che posso dirvi, arriviamo a 300 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e ci vediamo in un prossimo video sperando che non abbiamo tutti sti problemi, perché mi sono veramente stufato.